Jotunheim. È da molto che non metto piede in questo luogo. Devo trovare la strega Angrboda. Lei sa tutto ciò che accade qui. Sento il bosco sussurrare magia a Jotun. Non tutto è come sembra. Accomodati, non disturbarti ad annunciare la tua presenza. Angrboda, ho viaggiato molto per trovarti. E hai il coraggio di varcare la mia porta da solo. Dov'è il mio amante, la volpe misteriosa che si infila nel mio letto? Loki è rimasto ad Asgard ad aiutare la sua ricostruzione. Quale nobiltà! Peccato che non sia da lui. Una volta sapevi mentire meglio. Non sono il guardiano di Loki. Sono venuto per comprendere la magia Jotun, il vostro metodo per trasferire l'ugra da un corpo all'altro. L'idromele. Tu cerchi l'idromele. Hirokin, ti sei trattenuta fin troppo. Allora è tempo che me ne vada. Ma ricorda le mie parole, Angrboda. Un giorno la penserai come me. Chi era la tua ospite? Un essere potente e crudele, e non ti riguarda. Quell'idromele, dove posso trovarlo? Devi aver frainteso. Dimentica ciò che hai sentito. Non giocare con me, strega. Confesseresti qualunque cosa per il giusto prezzo. Ma solo a chi può pagarmi. C'è una radice, l'artiglio della strega, che cresce ai piedi di una cascata a sud, sul limitare della foresta. Portami 3 radici dal luogo dove il muschio rosso prospera. Solo allora parleremo dell'idromele. Me ne ricorderò. barricata dovrebbe essere qui, ma non vedo nulla. Se mi guardassi intorno, forse potrei trovare un modo per scorgere l'invisibile. Questa terra sa celare i suoi segreti, ma io so come svelarli. Angrboda ha detto di cercare dove cresce il muschio rosso. Caverna sotto il lago. Questa terra è ostile, ma ricca di meraviglie. La barba di Thor è incredibile. Le radici di Yggdrasil giungono in ogni dove in questo reame. Deve essere l'artiglio della strega di cui parlava Angrboda. Umido e oscuro. Dicono che Hela sia così. Una radice pungente. Ne cercherò altre. Un'altra radice dovrebbe bastare. Sono quelle dannate radici. L'aria ha uno strano odore qua giù. Angrboda sarà soddisfatta. Ora devo trovare un'altra via d'uscita. Il fetore di questa radice mi dà il voltastomaco. fatto ciò che hai chiesto. Dunque, dov'è il mio sapere? Devi attendere l'infusione. Ecco, un elisir per preparare il tuo spirito. Mi farà ottenere l'idromele? Aprirà la tua mente ai segreti del mondo. Ma nel frattempo, parliamo di Asgard. Come stanno le vostre difese dopo l'ultimo attacco? Noi siamo stati indeboliti da un inganno. Se non ricostruiremo, forse non resisteremo a un nuovo attacco. Aspetta, non è ciò che intendevo dire. Mi sento strano. L'artiglio della strega può sciogliere ogni lingua. Dunque, dici di volere l'idromele, ma quanto lo brami? Cosa sacrificheresti per sfuggire alle catene del destino? Daresti la tua lingua, la tua mano, la tua vista. Darei tutto ciò e non solo. Vorrei proprio vedertelo fare. Loki, che inganno è questo? Ho prosciugato la tua forza, Havi, e avrò la tua vita se non gradirò le tue risposte. Pensavi forse che non mi sarei mai vendicato dopo tutto quello che hai fatto a mio figlio? Nostro figlio, Fenrir. Un nome che forse già conosci. Sì, nell'ultima battaglia il lupo Fenrir sarà la mia fine. Ora lo sai. Ora non puoi più mentire. Dimmi, che cosa intendi farne di lui? Io voglio ucciderlo. Ma non posso. Ti ho fatto un giuramento, Loki, e non lo infrangerò. Non avrò la sua vita. Fenrir sarà imprigionato fino al giorno della profezia. Quando si libererà e mi affronterà sul campo di battaglia. È il nostro fato. Dunque noi legheremo te fino a quel giorno, come tu hai deciso di legare nostro figlio. Occhio per occhio. Quello che ti ha lasciato vivere non deve volerti così male. Lascia che ti aiuti a scendere. Ferma! Ah! Potevi essere più delicata. Credi che mi importi della tua incolumità? Allora perché liberarmi? Per il motivo che ti porta a Jotunheim. Cerchi l'idromele e io posso aiutarti a trovarlo. Immagino ci sia un prezzo. Ne voglio un goccio da tenere per me. Il resto è tuo. Ci stai? Ho forse scelta? No, certo che no. L'idromele è custodito nel deposito di Suttung e di sua figlia Gunlod a Utgard. Suttung lo apre solo in alcune occasioni speciali, quando condivide le sue ricchezze con gli ospiti. E sarebbe certo poco ospitale da parte sua non considerare speciale la visita del Supremo di Asgard. Sei meno ottuso di quanto temessi. Perché vuoi l'idromele? Ho le mie ragioni, esattamente come tu hai le tue. Pensa solo a impossessartene. Dovrei portare un dono a Suttung per farmi accogliere. Quell'idiota di Aegir ha perso il suo calderone in una scommessa con Suttung. E poi non si sa dove sia finito. Di certo Suttung mi sarebbe grato se gli riportassi quel calderone. Cerca l'albero che porta i segni delle squame del grande serpente. Il calderone è passato da lì. Dovrai avere un dono per Gunlod. Puoi trovare tesori adeguati nella casa di Thrymir, sul lago presso Utgard. Lo terrò presente. Quando avrai l'idromele, raggiungimi alla fonte di Mimir. Là ti mostrerò come sfuggire al tuo fato nel Ragnarok. Dovrei cercare prima il calderone o i tesori di Thrymir.